oggi al Pride ci sarà anche il Movimento 5 Stelle che governa con la Lega. Chi sono io per giudicare? Oggi voi portate in piazza anche uno striscione dedicato a Salvini e Fontana che a livello nazionale governano con il Movimento 5 Stelle. Ma fino a che punto è tollerabile la loro politica sui tema dei diritti? Allora, se le devo rispondere a titolo personale, per me abbiamo già superato quel limite. Dopodiché presumo che quel limite stia per arrivare, nel senso che fino a quando si rispettano le libertà di tutti e i diritti civili ci stiamo, altrimenti rompiamo. Un bacio Sabino, ci vuole un bene. Oggi in piazza c'è anche un carro del Movimento 5 Stelle, cosa direte agli attivisti che marciano in piazza oggi? Abbandonate quella bandiera, cioè smettiamola di pensare di poter giustificare costantemente chi è al governo. Se il Movimento 5 Stelle ha deciso di stare al fianco della Lega, ha fatto un errore perché sta al fianco di chi è la casta di questo paese. La Lega è al governo da 20 anni, quindi non rappresenta nessun tipo di cambiamento. Sono tra l'altro coloro che più aggrediscono chi dovrebbe essere tutelato. Non parlano di welfare, non parlano di diritti, non parlano di casa per tutti, parlano solo di flat tax. E quindi noi non capiamo come si possa stare in questa piazza senza rivendicare che alcuni diritti siano difesi per tutte e tutti. E soprattutto dopo quello che è accaduto a Carola. Noi siamo al governo insieme cercando di portare avanti un contratto di governo, ma siamo all'opposizione in tante situazioni come qui in Lombardia. Sembra un po' ipocrita, però se uno si fa un esame di coscienza e ha il coraggio di ammettere i propri errori, siamo insomma tutti aperti ad accogliere. Cosa diresti a questo movimento? Che se vuole essere coerente dovrebbe sciogliere questa alleanza nefasta con la Lega, che è un partito dichiaratamente razzista.